Ciao tesori, ciao. Sono molto emozionata di accogliervi in questo nuovo video su Rasule ASMR perché oggi è mia intenzione fare per la prima volta un invio di Reiki a distanza tramite il mio canale. Sono emozionata perché comunque c'è il timore di non saperlo fare nel modo corretto, però vi assicuro che l'intenzione è sicuramente la migliore da parte mia, cioè veramente voglia di inviare, di canalizzare per la precisione. E inviare verso di voi l'energia Reiki. Voi cosa dovete fare? Dovete semplicemente dire sì, voglio ricevere l'energia Reiki, se è vostra intenzione riceverla. L'energia Reiki non andrà sprecata perché comunque qualsiasi invio di Reiki, se la persona che lo riceve non lo vuole, l'energia verrà automaticamente ridistribuita nell'universo a chi magari ne ha bisogno o ne fa richiesta. Quindi, se avete piacere a ricevere questa canalizzazione di energia Reiki, dite esplicitamente sì, voglio riceverla. Ma cominciamo prima con un po' di pulizia energetica. Ho acquistato questa nuova candela di quelle scricchiolanti, ha un profumo molto delicato. Alcuni di voi la amano, altri la detestano perché ha un suono abbastanza forte. A me piace, per cui ho deciso di utilizzarla in questo video. Nostra candelina che andrò a posizionare qui vicino a me, un pochino più lontana dal microfono, in modo da non farla sentire troppo forte. A questo punto cominciamo con un po' di pulizia con il Palo Santo. Riprendo perché non sto molto comoda con il collo tutto storto. Ecco che purifichiamo un po' tutto l'ambiente e idealmente chiedo che questo fumo purificatore arrivi anche a voi. Respirate tranquillamente.
lasciate che questo fumo purifichi. Lo passo un po' anche intorno a me. Poi lo vado a spegnere dentro il sale grosso. In questa candela, in questa luce, andrò a mettere le energie negative. Che taglierò i fili eterici, per cui la appoggerò qua vicino a me nuovamente. Quindi cominciamo con il taglio dei fili eterici, che tagliamo e butto nella fiamma. Sarebbe carino farvelo vedere, però, vero? Non so dove metterla, però, per farvela vedere, per farla rimanere in inquadratura. È stato un video un po' improvvisato, nel senso che dovevo registrare un altro video. E invece ho detto prima voglio fare questo, ma non mi sono attrezzata. Pazienza. Perdonatemi. Faremo così. Fili eterici, energie negative, e le buttiamo nella fiamma che le brucia, le trasforma. È un fuoco che trasforma, niente si distrugge, lo sapete, ma si può trasformare in pura luce. Le forbicine magiche hanno fatto il loro dovere. A questo punto procediamo con la tormalina nera, che è una pietra molto potente per le pulizie energetiche. Io vi consiglio, tesori, di averne sempre una in casa, in tasca. Io ne ho tante di queste pietre perché le tengo un po' ovunque, quasi sempre una o due le tengo in tasca, perché è una pietra che protegge da energie negative che possono rimanerci attaccate
quando andiamo in luoghi affollati, è proprio una pietra estremamente protettiva e purificante. Turmalina nera è una pietra che va purificata abbastanza spesso proprio perché assorbe tutte le negatività, quindi va lavata e poi pulita anche con il fumo, con la salvia bianca, con l'incenso. È una pietra che si sì, alcuni sostengono che si autopulisce da sola, ma io ogni tanto la pulisco. Ovviamente dopo questo invio di Reiki pulirò tutto. E adesso procediamo con la nostra selenite. La turmalina nera è più una pietra di protezione, la selenite è di purificazione. E quindi andrò a passare andremo a manifestare un'intenzione per questo Reiki. La mia intenzione è che l'energia Reiki fluisca per il benessere supremo di ognuno di voi che decide di ricevere questa canalizzazione. Il benessere supremo non è dato di sapere qual sia. Ciascuno di noi ha la propria missione di vita, ha il proprio percorso e spesso ciò che ci accade agli occhi della personalità non è una cosa buona. Per cui ci tengo a specificare che il benessere supremo non sempre coincide con quello che ritiene positivo la nostra personalità. Ad ogni modo, è mia intenzione di inviare il Reiki per il benessere supremo. A questo punto vado ad attivare l'energia delle mani. Concentrarmi e accentrarmi sul cuore.
prima dell'invio vero e proprio del Reiki a distanza, voglio svegliare i nostri chakra. Partiamo dal chakra della corona affinché possiamo rimanere in connessione con la nostra parte divina. Poi c'è il chakra del terzo occhio affinché la nostra intuizione possa essere sempre attiva. Poi il chakra della gola affinché abbiamo la capacità di comunicare nel modo migliore la nostra verità interiore. Poi il chakra del cuore, affinché siamo aperti all'amore e l'amore circoli liberamente dentro di noi e fuori di noi. Il chakra del plesso solare, perché la nostra vitalità e volontà siano attive per farci andare avanti con la nostra missione di vita e con i nostri talenti. Il chakra sacrale, perché la nostra parte creativa sia in totale equilibrio. E per finire il chakra della radice, affinché siamo anche radicati a terra e possiamo sentirci ben salti nel nostro percorso terreno. Bene, adesso inizierà l'invio, la canalizzazione del Reiki, secondo il metodo che ho imparato dalla mia master.
l'energia universale di amore Reiki.